E ciao a tutti, gente, qua Cinghiai che parla con un episodio di Pikmin 2 per la Wii. Nella scorsa puntata abbiamo finito la nostra prima caverna, arrivati in una nuova zona e iniziata la nostra seconda caverna. Giusto, vero? Bene. Ora si va. Sto facendo notare comunque che la mappa all'inizio non mostra molto, mostra solamente la zona in cui siete stati e l'uscita. O meglio, per andare avanti. Perché qua bisogna scoprire la mappa a sé, ogni volta. Anche perché il terreno è... Ok. Il terreno è automaticamente generato, casualmente. Lascia stare. Io faccio una cosa. Tu stai qua. Ecco, lascio lui qua. E quello lì è già un altro coso. No, attacco quelli viola perché sono quelli viola che comunque fanno danno. Quelli bianchi, anche se c'è nel primo gioco e attaccavo lo stesso, non fanno dolore. Sono il maschio e la femmina, apparentemente. Tecnicamente nessuno di questi dovrà essere poi perso. Giusto? È tutto collegato come se non fosse nulla. Ok. Ebbene. Questo D-pad è del Nintendo 64, tra l'altro. Pietra gloriosa. Sa di pietra davvero? Oh. Sentite anche quel... Beh, non ha senso che succeda ora per qualche motivo, però... Diciamo che allo stesso tempo è perché non abbiamo tesori. Non so, sono finiti i tesori da trovare qua. E quando è così, abbiamo perso il Pikmin, quindi sad, però. Quale uscita? Beh. Bisogna stare attenti a quel suono fin quando non abbiamo preso tutto. Livello 2. Inizio familiare. Ok. Un etere. Un bel po' di fiori, guarda lì. Sono molti di più di quanto potevi fare in Pikmin 1, secondo me. Tra l'altro perché ho i viola, ho dei viola non col fiore. Come è possibile? Io l'avevo dato tipo a tutti. Vabbè. Oh, però questa è altra cosa. Ah, tra l'altro forse non dovrei buttare quelli col fiore, dovrei buttare quelle con le foglie, vero? Effettivamente, ha più senso. E immagino che qui valga la regola, che se li lasciassi qui dopo un po' crescerebbero i fiori, però lo puoi fare meno, dato che sei in una caverna in cui devi andartene, e probabilmente non rimangono salvati quelli che ci sono qua. Ah, tra l'altro loro stanno cantando, quindi non ci sono tesori qui. Vediamo anche dov'è. Ah, è lì, ok. Tutto qua. Ce li ho tutti. Lui dovrebbe teletrasportarsi. Tanto non lascia capitani indietro. Bene.
Forse questa caverna credo serva apposta per arrivare ai 200 Pikmin. Basta averne 10 viole e siamo già a 100. Però non si può tenere più di 100, quindi insomma. Sei capito? Ci serviranno tipo 12 viola, tipo. Poi il resto possono essere Pikmin rossi. Ah sì, giusto, quei geyser. Nel primo gioco non si poteva fare, però in questo gioco sì, si possono rompere i geyser. È più safe farlo con i rossi, ma il viola lo farebbero anche più velocemente. Se riesci a prendere di preciso quando non sono attivi, i viola possono spaccarlo in un colpo. Altro coso. Un floppy disk. Perfetto. E qua in mezzo. Oh! Che cos'è? Non riesco a capirlo, però è qualcosa. Ok. Il resto è tipo isolato. È un floppy di Nintendo, quindi è tipo un Masters. È del Nintendo Entertainment System con l'espansione, tipo archivio cosmico. Questo coso che diamine è? È una scatola, avevo qualcosa, ma è minuscolo. Tessera di lotta. Boh. Sarà strano quando non capisco neanche cos'è l'originale oggetto. Mondio. Dovremmo avere tutti. Siamo 89, quindi sì. Vai. Il gioco è stato salvato. Sento già rumore di bestie. Tra l'altro nel Tornex qua è tipo la caverna bestia qualcosa, giusto? Quindi coviola. E sì, questo è per farvi capire che i nemici possono avere tesori. Ovviamente sarà un po' difficile capire quando qualcuno ce l'avrà, a meno che non è evidente. Però poi avremo qualcosa che ci aiuta in quello. Mi fa piacere che quando i viola possono evitare, non ci vanno. Oop. Il Game & Watch cosa diventa? Artefice di sogni. Bene. E qua c'è l'uscita. Abbiamo già trovato tutti i lati? C'è ancora uno. Ma secondo me è un vicolo cieco. Però loro non canticchiano, quindi ci sarà un tesoro. No! Oh, tra l'altro non è apparsa la cazzi, davvero?
Man, sto cercando di lanciarli. Vabbè. Questo gioco forse è diventato anche più semplice salvarli da stati effetto. A parte per una cosa, ma ci arriveremo. Grazie. Altri. Bene, facciamo una cosa. Stavolta sbarazziamoci di quelli di quelli foglia. C'è poco spazio, quindi sarà un po' impossibile. Ah, tra l'altro non si separano più tra foglie e non. No, non si separano più. Lo facevano nel primo gioco, se non sbaglio. E non posso neanche cambiarlo. No, ma colpa io. C'è solo un fiore rimasto in quella folla. Wow, tra l'altro serve solo Pikmin per quello. Lol. Che bello, ci sono le moto di sottofondo nella musica in sé. E non casa mia. E carta data. Come la trasformi questo? Cialda della fortuna. Ok. Ed ecco i suoni che volevo sentire. Vai. Stiamo facendo un bel po' di viola. Salvataggio in corso. Il gioco è stato salvato, ok. Livello 5, covo di bestie. È per caso l'ultimo? Se sbaglio ti dice che è l'ultimo livello quando sei qua. Sì. Cosa cacchio sto vedendo qui? Oh my god. È davvero tipo il primo boss? Beh, non deve essere difficile allora. Sto coso, che cos'è sto coso? Gigante? Beh, è un coso. Tecnicamente c'è l'uscita, però loro non canticchiano, quindi c'è un tesoro. Bene, questo qua è un boss. Di solito c'è sotto ogni... quasi sotto ad ogni caverna. Come funziona lui? Rotola comodamente. E se lì sotto... non per le scatole. Ok. Vorrei non perdere i miei viole. Come siete finiti là in fondo? Però qua mi sa che è più un'attesa e basta. Bene. Spesso i boss lasciano oggetti un po' più interessanti. Che strano, l'apparecchio sta emettendo della luce nera. Era stato ingerito da quella creatura. Che forma di vita ripugnante. Non vedo l'ora di tornare a Okotate. Yep. Purtroppo ci ho perso un viola, dannazione. Ci tengo a loro. E il boss. Peccato che in questo gioco i boss non servono più tanto per riprodurre tanti dei tuoi Pikmin, dato che sono quasi tutti sulla caverna e basta. E vai. Nome?
Sensore prototipo. Questo marchingegno reagisce quando si avvicina a un tesoro. Lo collegherò al mio radar. Procedura completata. Il tesorometro è in funzione. Apparirà sullo schermo lago. Lago si muoverà verso destra quando si avvicinerà un tesoro. Ok, questa cosa rende molto le cose più semplici. Non devo più stare ad ascoltare loro che canticchiano, no? Perché questo qua mi dirà letteralmente quando sarò vicino a un tesoro. E si spegne quando non ce ne sono più. E di per sé era quello che faceva il suono del... così. Per questo dicevo che non ha senso, però... l'abbiamo fatto. Abbiamo tutti. Abbiamo i persi in battaglia, ma va bene. Ora dovremmo avere 200 su. Finora le caverne stanno durando effettivamente 16 minuti, come se fosse una giornata del gioco. Caverna completata, ma ci sono caverne con molti più piani. Arriveranno caverne che dovrò dividere in due o qualcosa del genere, forse. Forse sono tutti completabili in mezz'ora, però vediamo. Foresta del risveglio. Obiettivo riparato, va bene, ripagato. E non dobbiamo andare a dormire, quindi va bene. Ok, via. Vabbè, finché siete femmine. Tra l'altro dov'è che siamo? Sì, siamo sempre qua. Sì, fa vedere, infatti quello lì è un tesoro e lo individua. Però siamo qui per quest'altro coso. Dovremmo già averne abbastanza, i viola contano come 10 ognuno, eh. Tecnicamente 20 basterebbero, non so se ho 20 di viola però. Ehi. E voilà. Non vuoi che ci crepini viola però. Finché è un rosso. Fare presto, ok, ok. Olimar, lui, tra poco il sole tramonterà. Chiamate i Pikmin. Le forme di vita notturne di questo pianeta sono molto feroci e pericolose. Caricate i Pikmin nella cipolla e salite nel mio scafo. Troveremo rifiuti in orbita. Radunate tutti i Pikmin, saliranno nella cipolla da soli al termine della giornata. Sei come Pikmin 1, basta averceli in squadra. Quindi tipo te, non scappare, grazie. Qua c'è un'altra caverna. E veleno, quindi sì, effettivamente siamo chiusi. Però con quello tipo non posso fare ancora niente. No. Uno di questi è falso? No, però qua si potrà andare. In qualche modo. Boh. Ok. Basta che ci arrivano tutti. Quattro. Ok.
Bello che i viola si inficcano dentro la nostra astronave. Non molto attivi i nemici. Oh, erano un tappo di bottiglia quelli? Ho lasciato un tappo di bottiglia lì? Il tempo ce n'è comunque però. What the f... Bene. Pikmin, yay, tutti in salita per ora. Posta. Come va, Olimar? Ricorda, non concluderai mai niente se stai seduto con le mani in mano. Premi a sinistra o a destra per vedere meglio l'azione in corso. Pardon. Yep. Lì sappiamo che però abbiamo un'altra caverna, quindi tanto vuole stare lì. Covo bestie, perlomeno abbiamo preso 6 su 6 di tesori. Quindi nessun perso per ora. Ormai credo che non sia più questione di trovarlo, sia questione di avere i Pikmin giusti. E come già detto, non si possono riprodurre dentro la caverna. Mi viola tipo sempre, da qua. Ok, c'è sempre un po' di tempo per riprodurre prima. Guarda, a proposito di riprodurre. E dai, erano cresciute prima. E che palle. Ricordiamo che ce ne sono alcuni nel terreno da qualche parte, i Pikmin. Quindi è probabile che ci siano qualche Pikmin normale. O giallo o blu. Ehi, che cacchio fai tu con le mie bacche? Ammazzato voi. Sensore, dannazione. Non lo posso abbassare perché sennò se ne va via. What? Si muove? Perché si muove quello? Adesso mi spavento. Cosa fa? Beh no, apparentemente vieni succhiato vivo da quel coso. Ci tieni a morire? Ok. Lo so tesoro, mi romperai le scatole per un po' ancora. Ecco perché se ci sarà nettere cercherò di darla ai viola. Oh! Scemi, non fate la fine del primo gioco. È giusto comunque entrarci, tanto che non abbiamo fatto ora. Cioè entriamo, magari facciamo un piano. Sorprendente, e i miei metal detector sembrano impazziti. Che cosa ci sarà lì sotto? Se ti trovi in difficoltà, premi per parlare con me. Premi a destra sullo schermo del radar. La capsula d'espulsione lascerà il bottino per mettere in salvo te, lui e Pikmin. E ora per dire che potete evadere dalla caverna se proprio non avete risorse. Qui abbiamo... non ti dice quanti ce ne sono di Pikmin tutto, però ok.
Però quei simboli lì sopra ti dicono che cosa puoi trovare lì. Ostacoli di fuoco e ostacoli di quel simbolo è veleno. Che fa capire quale Pikmin portare dentro, tipo. Parco di fiori bianchi. Parco di fiori bianchi, ok. Questo è un tipo di caverna che già non mi piace. Che cosa fa questo tipo di caverna? Non ha i muri e i Pikmin possono cadere. Yay. Quando i viola volano, fanno danno. Non vedo l'ora di avere un esercito. Eccolo qua. Dove li state seguendo? Guarda lì, vengono da soli. E questo coso? È tipo un contenitore di burro, quello che è? Si sarebbe? Nome è vaso nutriente. È tipo burro di noccioline, immagino. Ok, e qui abbiamo fatto. Sì. Sabotaggio in corso, il gioco è stato salvato. Bene. Parco di fiori bianchi. E qua c'è già un tesoro, bene. Là è un altro tesoro, immagino. Fai roba. Yep. Grazie. La prima stavolta è di Dr. Pepper. Ok. Emblema dissetante. Ah, è lo stesso nome, dai, che tristezza. Lì c'è già l'uscita, e però ci sono altri tesori. Ok, eccolo lì, un nemico di fuoco. Tecnicamente è comunque conveniente usare anche viola. Questa perché? I viola fanno finire le battaglie così in fretta. Solo con quello lì in fondo dovresti riuscire a risalire il debito, sai? Il problema di quelli che se ti li sganciano via è la fine. Loro hanno il potere di sbalzare via tutti i Pikmin e se lo fanno... Uff. Andatene. Ma... Oh, non è che adesso stanno incontrando qualche altro nemico, però ok. E voilà. Ah, tra l'altro è a forma di cuore. Cuore di pietra. Più o meno lo è. Solo con questo dovresti riuscire. Solo 100 vale? Sarà di vetro. Ci siamo tutti. Ok.
E vai. I piani vanno a una bella velocità. Tempo ancora per un piano, direi. Salvataggio in corso. Questa qua è già... No, è solo una luce, vero? Anche perché non impazzisce il sensore, quindi... Duh. Buondì. Come fa un fiore a crescere così vigoroso a questa profondità? Che strano. Questo posto è davvero caldo. Chissà, forse fa da sera a questo piante. Ok, sveglia. Che evoluzione interessante. I Pikmin sembrano voler essere lanciati nel fiore. Sì, non in viola però. Piacerebbe anche non lanciare. Ah, adesso si sta lanciando. Vabbè. Ok. E ora, Pikmin bianco. Incredibile, un Pikmin bianco. È piccolo come... È piccolo ma molto rapido. Ha gli occhi stranamente rossi. Olimar, questo tipo di Pikmin non era menzionato nei tuoi appunti. Deve essere un tipo tutto nuovo. Nel nostro database non ci sono dati al riguardo perché qualcuno non li ha inseriti. Dovrai approfondire l'argomento e fornire dettagli per il bene delle generazioni future. Già? No, peccato. Le loro informazioni non servono, purtroppo. Generazioni future non le usano. C'è anche un tesoro in giro. Ok, Pikmin bianchi. Mi sa che ce lo faranno vedere in questo piano dov'è la cosa nuova. Oh, te effettivamente però sei utile. Au. Oh, ok. Il liquido rosso contiene un'essenza ultra piccante. Una goccia è una dose. Premi 2 per spruzzare l'essenza su tutto. Ok, ho capito. Questa qua non è qualcosa per i Pikmin. Sorry. Questo è qualcosa che i capitani devono fare. Bene. Lo succhi Olimar e ottiene gratuitamente uno di quei succhi rossi. Sensore qua muore, quindi no. Oh, ok, adesso l'ho fatto. Sorprendente, i Pikmin bianchi hanno trovato un tesoro che era nascosto sottoterra.
Forse i loro occhi rossi gli permettono di individuare oggetti sotterrati? Sotterrati? Vabbè. Sì, questa è una delle loro abilità. Una volta che è fuori, però, tutti i Pikmin possono scavarlo. Direi che 122 Pikmin sono a sufficienza per portare qualcosa. Tanto qua c'è il fine caverna. Ok. Va bene. Altri? Bravissimi Viola. I bianchi non ne hanno molto bisogno. I bianchi sono conosciuti come i Pikmin più veloci finora. Mi sono perso, dove cavolo sono loro? Ok. Questo che è un nastro adesivo, cosa diventerà? Nome? Tessuto adesivo. Ci sei vicino. E qua sono finiti i cosi. Dove cavolo sono? Non li vedo più. Ok. Ora arriviamo alla fine e direi che ci salutiamo. Salvataggio in corso. Gioco è stato salvato. Va bene, parco di fiori bianchi, livello 4. Ha salvato e faremo tutto dopo. Durata anche troppo. Va bene. Quindi ci sentiamo qui. Guarda che è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Grazie per aver visto questa puntata. Se vi è piaciuto lasciate un like e arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao!